Un saluto a voi che ci state seguendo. Si intraprende un percorso nutrizionale spesso per una forma di patologia, di squilibrio, di condizione che si percepisce non favorevole nel nostro organismo. Però questo non è sempre vero. Spesso ci si approccia ad un nuovo stile nutrizionale o alimentare perché si ha l'esigenza di cambiare qualcosa nella propria esistenza, perché in qualche modo si vuole iniziare un percorso che sia sì di autoconoscenza, ma anche proprio di autodisciplina. E questo è molto importante, soprattutto se si fa in condizioni non patologiche, non di malattia, ma semplicemente di necessità interiore. È importante perché aprirsi a nuove possibilità significa cominciare a comprendere che la peggiore ignoranza è quella che deriva dalla sicurezza delle proprie false certezze. Questo in tutti i piani e in tutti gli ambiti. Quindi è importante non lasciarsi dominare da quelle abitudini nutrizionali, mentali, fisiche anche, che noi abbiamo nella nostra giornata, nella nostra routine, nel nostro quotidiano. È proprio da quelle abitudini che nascono i problemi, perché quelle abitudini non ci fanno vedere quello che effettivamente noi siamo, nel profondo, nell'interiorità, come ci relazioniamo agli altri e quindi alla fine come siamo fatti. Per risalire a quel come siamo fatti, che è importante non cedere più alla schiavitù dei propri bisogni corporei e soprattutto alla schiavitù delle proprie abitudini. Quelle abitudini che noi abbiamo, il poco tempo nella preparazione dei pasti, oppure la necessità di mangiare una certa cosa, un certo alimento in una certa ora della giornata. Faccio un esempio, la classica abitudine di prendere il caffè. Questa è una delle abitudini che tutti possono avere nel proprio quotidiano, nella propria giornata. Però queste abitudini ci rendono dipendenti da qualcosa e noi alla fine non siamo più noi stessi, siamo una somma di abitudini che abbiamo nell'arco della nostra esistenza. Quindi rinunciare a qualcosa, rinunciare al ruolo che gli altri ci danno nella società, alla funzione che abbiamo, quindi al lavoro che svolgiamo nell'ambito comunitario, nell'ambito sociale, anche questo, andare al di là di questo ruolo è importante. Cominciare a pensare distaccandosi da questi ruoli sociali e cercando di capire nel profondo chi siamo, è importante per autoconoscersi, diventare più consapevoli anche di quello che stiamo introducendo nel nostro corpo e di come reagiamo nel nostro corpo quando introduciamo qualcosa. Non bisogna lasciarsi dominare dalle abitudini perché le abitudini sono una schiavitù. E ci rendono anche dipendenti dagli altri. Per cui rinunciare alle abitudini gradualmente fa parte di questo percorso di autoconoscenza che parte anche dall'alimentazione. Anche in quelle condizioni in cui abbiamo poco controllo su noi stessi, tipo nelle situazioni di relazioni sociali, oppure quando mangiamo fuori casa, ad esempio, in quelle situazioni noi perdiamo il controllo, non abbiamo più una forma di autodisciplina e ci lasciamo andare. E invece in questo modo noi siamo dipendenti dagli altri, siamo dipendenti dal ruolo che ci danno gli altri e anche dall'immagine che noi diamo di noi stessi agli altri. Bisogna cominciare a capire che noi dobbiamo lavorare su noi stessi anche per gli altri, anche per relazionarci in maniera autentica alle altre persone all'interno di una comunità. E come dobbiamo fare? Dobbiamo rinunciare gradualmente a qualcosa, cominciare a sforzarci di fare qualcosa che non è strettamente necessario per la nostra giornata, per la nostra vita, ma che ci è utile per conoscerci e per lavorare su noi stessi. E quindi preparare qualche alimento che noi pensavamo di non riuscire a fare, cominciare a preparare e a cucinare qualcosa che non siamo abituati a cucinare. Oppure reperire degli alimenti che pensavamo di non riuscire a trovare nel nostro quotidiano, nei negozi che siamo abituati a frequentare. Cominciare anche a cambiare tipo di alimentazione nell'arco della giornata, orari dei pasti. Anche questo ci fa capire di più di noi stessi. Ci fa rompere quello schema di abitudini che noi abbiamo ogni giorno e da cui molto probabilmente derivano gli elementi tossici che vanno a intaccare il nostro equilibrio interiore. Un'altra cosa importante da capire è che il nostro equilibrio non è mai stabile, è continuamente dinamico da un momento all'altro della giornata. Per cui capire come adattarsi a questa dinamicità
È fondamentale perché quando ci si adatta a qualcosa, in realtà si sta esclusivamente esprimendo una propria interiorità che si modifica, ma è sempre la stessa interiorità, è sempre la stessa natura che va a conformarsi alle esigenze ambientali, alle esigenze del momento, contingenti, quindi. Noi siamo degli organismi in cui operano più forze, in cui si concentrano e si intersecano più piani della nostra esistenza. E quindi in questo incontro di forze e di potenze, capire qual è il nucleo della nostra natura e capire come noi agiamo anche in risposta all'esterno e agli stimoli che ci arrivano, è fondamentale perché se non capiamo questo saremo sempre dipendenti dagli altri, sempre dipendenti dall'esterno. Bisogna capire che il lavoro per gli altri in realtà è uno sforzo per se stessi. Noi stiamo sì aiutando gli altri, ma in realtà ci stiamo sforzando di fare qualcosa che non avremmo fatto prima, perché noi sostanzialmente nasciamo come forme organiche egoiste. E lo dico nel senso, diciamo così, benevolo del termine. Ma nel momento in cui cominciamo a interagire con gli altri, a relazionarci agli altri in una comunità, a creare un elemento che va al di là dell'individualità, allora, noi cominciamo a rinunciare anche a una parte di noi stessi. Però questo non deve farci illudere che questa rinuncia in realtà significhi aiutare gli altri. Non stiamo aiutando gli altri, ma ci stiamo autoconoscendo in qualche modo. Possiamo solo lavorare su noi stessi, credendo, cercando di pensare che un giorno potremo aiutare gli altri. O anche che nel nostro lavoro interiore in qualche modo saremo più capaci di aiutare gli altri. Però in realtà noi possiamo lavorare su noi stessi ed è fondamentale che ognuno di noi lo faccia. È fondamentale perché altrimenti noi non riusciremo mai a arrivare ad una condizione di equilibrio e di distacco dall'esterno, dalle abitudini, dalle dipendenze rispetto agli elementi esterni. Ed è solo arrivando a questa forma di indipendenza interiore e di autoconoscenza che noi, con la nostra vera natura, autentica natura, riusciremo a relazionarci agli altri, agli elementi naturali, agli elementi esterni e anche agli altri individui di una comunità. È fondamentale questo perché altrimenti l'unico modo in cui riusciremo a relazionarci agli altri sarà solamente ricoprendo un ruolo, quindi adottando in qualche modo una maschera che ci viene data dagli altri, o peggio ancora, appunto un ruolo, una gabbia, uno schema che ci viene dato dall'esterno. Rompendo questo schema, invece, noi riusciamo a comprenderci meglio, ma non si riesce a comprendere se stessi, ritornando sempre sui propri passi e sulle proprie abitudini. Si riesce soltanto uscendo dalle abitudini, facendo uno sforzo per cucinare qualcosa di diverso, per riuscire a introdurre nella propria alimentazione alimenti, cibi che ci, in qualche modo ci facevano paura, cominciando a coltivare anche sul proprio balcone, nel proprio giardino. Coltivare significa coltivare anche se stessi, coltivare la propria interiorità e anche ricercare alimenti del proprio territorio è importante per questo, perché ci ricollega a qualcosa che nel tempo adesso non c'è, ma esisteva prima, faceva parte dei nostri ambienti, dei nostri territori, fa parte ancora del nostro patrimonio genetico. E quindi anche questo tipo di lavoro su se stessi, sulla nostra interiorità e quindi sulle nostre radici è fondamentale per conoscerci, per relazionarci agli altri e per non essere schiavi delle abitudini e dei problemi fisici e dei propri bisogni fisici, delle false necessità del nostro corpo. Non dico che il nostro corpo debba essere in qualche modo soppresso oppure i nostri desideri e i nostri bisogni fisici debbano essere annichiliti. Non è così. Noi dobbiamo conoscerli, dobbiamo saperli dominare e utilizzarli solo quando questo è strettamente necessario, ma ricollegando questi stimoli e questi segnali fisici a qualcosa che fisico non è, e che chiaramente agisce come forza interiore, non materiale, all'interno del nostro organismo. Se riusciamo a capire questo, a mettere tutto insieme gradualmente, con un percorso chiaramente in diverse fasi, in diversi stadi, noi alla fine di questo percorso saremo più padroni della
di quello che percepiamo anche, dei nostri sintomi anche fisici, e riusciremo anche a capire come dominarli e come rendere questi stimoli diciamo un inizio e non una fine, facendo in modo che le malattie, che i disagi fisici siano praticamente una condizione per lavorare su noi stessi e per crescere, cioè stiamo trasformando praticamente il veleno in farmaco, cioè stiamo trasformando una condizione nociva in qualcosa di benefico per noi.